Io mi chiamo Gabriele Arcidiacono, insegno all'università e mi occupo di tematiche sul Six Sigma e sull'Lean Six Sigma ormai da qualche anno, da quando General Electric ha introdotto il primo programma in Italia, il primo progetto Six Sigma in Italia alla fine degli anni 95, all'inizio degli anni del 96. Io come intervento introduttivo proprio volevo parlare delle criticità e delle opportunità del modello Lean Six Sigma. Non voglio farvela molto lunga su quello che è la storia del Six Sigma, che tutti voi, anche chi si sta approcciando per la prima volta, sicuramente ha visto e ha letto a livello anche di libri specialistici, a livello di informazioni specifiche. La cosa che però voglio sottolinearvi è che ci sono, in tutti gli aspetti che si guardano e nei report che abbiamo, quelli che sono gli aspetti che più calzano e poi risaltano agli occhi di chi legge sono i savings di questi modelli rispetto al fatturato, cioè quanto effettivamente questi progetti sono in grado di toccare l'aspetto che si diceva dei costi, ma soprattutto quanto questo aspetto sia certificabile. E questo è uno degli aspetti anche più critici quando uno vuole implementare un modello del genere. La prima cosa, per chi operatori del settore andiamo a promuovere un programma del genere, se è l'amministratore delegato stesso ha piacere di leggere questi benefici del programma nel proprio conto economico. Se è chi l'amministratore delegato lo diventerà in futuro, ma ora per il momento deve promuovere queste azioni e soprattutto a convincere l'amministratore delegato, che fra l'altro nel caso di Brembo è arrivato fresco fresco, se ne parlava stamattina, da una quindicina di giorni, e è chiaro che deve avere l'interesse, la curiosità, ma anche la facilità di lettura per capire come riuscire a leggere questi benefici in maniera immediata.